La sconfitta di Guardo era molto arrabbiato per l'atteggiamento che aveva avuto la squadra in campo. Adesso che è passato qualche giorno, insomma, l'Arezzo come sta? Deve essere arrabbiato come il dopo partita, perché se non siamo arrabbiati probabilmente non abbiamo capito niente. Quindi dobbiamo essere arrabbiati. Il problema è che non eravamo arrabbiati in tutti questi 4 giorni. Abbiamo vanificato il lavoro di 2 mesi in 4 giorni. Sembra impossibile, ma è andata così. Ora o si prende atto di questa situazione, quindi arrabbiati si affronta tutto il quotidiano e non deve mai passare questo tipo di atteggiamento, altrimenti siamo fuori strada. Aveva annunciato scelte drastiche, una è arrivata, il taglio di Quadrini, come si è arrivati a questa decisione? Diciamo questo, che nella gestione di un gruppo per un allenatore non riuscire a ottenere il massimo di ogni giocatore è un fallimento e quindi mi sento responsabile di quello che è successo, però ho ereditato una situazione a livello di gestione, non da parte tecnica, ma gestione a 360 gradi, un po' particolare. Soprattutto nel discorso di Guarini, non è riuscito mai a dare quella differenza che lui doveva dare a questa squadra. Onestamente ce l'ho messa anche tutta, in modo anche drastico precedentemente. Lui ha capito dove aveva sbagliato, ma secondo me non ha fatto abbastanza per cambiare le cose. E quindi mi sono trovato costretto a livello tecnico a spiegargli che non trova più spazio. Questo è stato poi chiaramente insieme a Sudano, hanno raggiunto un accordo con il quale io non c'entro assolutamente niente, però a livello tecnico ho dovuto comunicargli che in questo gruppo, in questo contesto, in questa fase non poteva far parte più del mio progetto nel quale io inizialmente avevo messo al centro. L'ultima partita casalinga dell'anno, almeno per quanto riguarda il campionato con la Collegiana, cosa si aspetta? Prima ha annunciato il possibile ritorno di David tra i pali, no? Le chiedo perché. Perché è semplice, vedo molto più sereno e tranquillo rispetto a Scappelli. Scappelli comunque sono due giocatori di livello, perché sono due portieri di assoluto valore e ogni volta per la scelta tra uno e due è sempre stato complicato, è il preparatore dei portieri che è poi il mio riferimento, è chiaro, su queste decisioni, non le posso decidere solo io, le decido insieme a lui. E c'era sempre difficoltà a mettere fuori David, però Scappelli sta facendo molto bene in quest'ultimo periodo, proprio già durante l'allenamento e tutto è meno sereno rispetto a David. In questa fase voglio gente molto determinata, soprattutto in quel ruolo, e tranquilla, e quindi faccio una scelta tecnica su David.